Cari fratelli e sorelle, buona giornata. Iniziamo la nostra preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Eleviamo la nostra invocazione al Signore con le parole del Salmo 80, delle lodi mattutine del giovedì di questa seconda settimana di Pasqua. Il Salmo 80 è intitolato Solenne rinnovazione dell'alleanza. È una lode al Signore perché si è chinato sulle necessità del suo popolo, dell'umanità, e ha stretto un'alleanza di amore. È quell'alleanza che si è rinnovata ed è diventata eterna in Gesù Cristo sulla croce. Esultate in Dio nostra forza. Acclamate al Dio di Giacobbe, intonate il canto e suonate il timpano, la cetra melodiosa con l'arpa. Suonate la tromba nel plenilunio, nostro giorno di festa. Questa è una legge per Israele, un decreto del Dio di Giacobbe. Lo ha dato come testimonianza a Giuseppe quando usciva dal paese d'Egitto. Un linguaggio mai inteso io sento. Ho liberato dal peso la sua spalla, le sue mani hanno deposto la cesta. Hai gridato a me nell'angoscia e io ti ho liberato. Avvolto nella nube ti ho dato risposta, ti ho messo alla prova alle acque di Meriba. Ascolta, popolo mio, ti voglio ammonire. Israele, se tu mi ascoltassi, non ci sia in mezzo a te un altro Dio e non prostrarti a un Dio straniero. Sono io il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto. Apri la tua bocca, la voglio riempire, ma il mio popolo non ha ascoltato la mia voce. Israele non mi ha obbedito. L'ho abbandonato alla durezza del suo cuore, che seguisse il proprio consiglio. Se il mio popolo mi ascoltasse, se Israele camminasse per le mie vie, subito piegherei i suoi nemici e contro i suoi avversari porterei la mia mano. I nemici del Signore gli sarebbero sottomessi e la loro sorte sarebbe segnata per sempre. Li nutrirei con fiore di frumento, li sazierei con miele dalla roccia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci nutre con fiore di frumento. Alleluia. Se il mio popolo mi ascoltasse, se Israele camminasse per le mie vie, è il desiderio del Signore per il suo popolo. Perché il popolo si mantenga nella fedeltà all'alleanza ed è il desiderio sempre del Signore verso ciascuno di noi, nei confronti della Chiesa, nei confronti di tutti coloro che entrano in questo mistero dell'antica e nuova rinnovata alleanza nel sangue di Cristo. Ecco, chiediamo al Signore davvero la grazia di camminare nelle sue vie, di ascoltarlo. E lo ascoltiamo nella misura in cui viviamo davvero secondo il Vangelo e camminiamo sulla strada delle beatitudini che Gesù ha tracciato. Oggi noi vogliamo riflettere ancora sulle virtù. Abbiamo per 2 giorni riflettuto sulla virtù della prudenza. La prima nell'ordine stabilito dagli antichi nel Medioevo e che attinge prima ancora alla filosofia stoica, alla filosofia di Aristotele. Dopo la prudenza, in ordine è la virtù della giustizia. Questa virtù, secondo San Tommaso, è quella che fa il bene. Mentre la prudenza vede il bene, la giustizia lo fa, lo realizza. E nella storia della salvezza, nell'Antico Testamento, il campione, potremmo dire, della giustizia è sempre il re Salomone,
colui del quale abbiamo ascoltato un brano per comprendere la virtù della prudenza. Sempre dal primo libro dei Re, al capitolo terzo, subito dopo il brano del sogno di Gabaon, nel quale Salomone chiede al Signore un cuore docile e sapiente, capace di saper giudicare, ecco, viene presentato quest'altro brano, primo libro dei Re, capitolo terzo, dal versetto 16. Un giorno vennero dal re due prostitute e si presentarono innanzi a lui. Una delle due disse: «Perdona, mio signore, io e questa donna abitiamo nella stessa casa. Io ho partorito mentre lei era in casa. Tre giorni dopo il mio parto, anche questa donna ha partorito. Non stiamo insieme e non c'è nessun estraneo in casa fuori di noi due. Il figlio di questa donna è morto durante la notte perché lei gli si era coricata sopra. Ella si è alzata nel cuore della notte, ha preso il mio figlio dal mio fianco mentre la tua schiava dormiva e se lo è messo in seno e sul mio seno ha messo il suo figlio morto. Al mattino mi sono alzata per allattare mio figlio, ma ecco, era morto. L'ho osservato bene al mattino, ecco, non era il figlio che aveva partorito io. L'altra donna disse: non è così, mio figlio è quello vivo, il tuo è quello morto. E quella al contrario diceva: non è così, quello morto è tuo figlio, il mio è quello vivo. Discutevano così alla presenza del re. Il re disse: costei dice mio figlio è quello vivo, il tuo è quello morto, mentre quella dice non è così, tuo figlio è quello morto, il mio è quello vivo. Allora il re ordinò: andate a prendermi una spada. Portarono una spada davanti al re. Quindi il re aggiunse: tagliate in due il bambino vivo e datene una metà all'una e una metà all'altra. La donna il cui figlio era vivo si rivolse al re, perché le sue viscere si erano commosse per il suo figlio, e disse: perdona mio signore, date a lei il bimbo vivo, non dovete farlo morire. L'altra disse: non sia né mio né tuo, tagliate. Presa la parola il re disse: date alla prima il bimbo vivo, non dovete farlo morire, quella è sua madre. Tutti gli israeliti seppero della sentenza pronunciata dal re e provarono un profondo rispetto per il re, perché avevano constatato che la sapienza di Dio era in lui per rendere giustizia. Bellissimo questo brano, e bellissima la sua conclusione. La sapienza di Dio era in lui perché potesse rendere giustizia al popolo. Ecco, il re si trova di fronte ad un dissidio, ad una situazione di vera e propria truffa ai danni della vita di due persone che entrambe erano povere, nel bisogno. Ecco, pensiamo che tante volte la guerra si fa tra i potenti, la guerra si fa tra i poveri, e si è chiamati a trovare la giustizia. Ecco, vorrei che riflettessimo sullo stile di Salomone, che ci aiuta a comprendere una prima caratteristica della giustizia, quella che dovremmo tenere presente come la sua definizione. Cos'è la giustizia? Dare a ciascuno ciò che è suo. Non assegnare arbitrariamente quello che noi vogliamo. Ecco, Salomone usò uno stratagemma che tante volte purtroppo diventa realtà nel nostro modo di fare e di giudicare. Lo stratagemma era: accontentiamo entrambe, dividiamo il bambino, metà all'uno, metà all'altro. Tante volte la giustizia nel nostro modo di fare vuole essere così arbitraria e vuole accontentare tutti per non farsi dei nemici. Ma la giustizia autentica cerca di individuare ciò che è proprio di ciascuno e attribuirlo. L'espressione di San Tommaso d'Aquino nella sua grande summa di teologia, che ci aiuta a comprendere, ecco, i misteri di Dio, i misteri del cuore dell'uomo, le virtù, dice che la giustizia è
rendere a ciascuno il suo. Usa il verbo latino rendere, in italiano rendere, che è diverso da dare. Noi diamo una cosa e possiamo darla per la prima volta. Rendiamo una cosa quando una cosa appartiene già ad un altro, ce l'ha prestata, ce l'ha data. Ecco, dice San Tommaso d'Aquino, la giustizia è rendere a ciascuno il suo. Perché? Perché ci sono delle cose nella nostra vita che ci appartengono per il semplice fatto di esistere, per il semplice fatto di essere nati. Prendiamo quelli che sono i diritti universali dell'uomo, quelli stabiliti dalla Dichiarazione Universale del 10 dicembre 1948, che viene difesa dall'ONU, l'Organizzazione Nazionale delle Nazioni Unite. È una serie di diritti che sono validi per tutte le persone e sono nati nel 1948 quasi come risposta ad un periodo nel quale due guerre mondiali avevano calpestato i diritti degli uomini. Ad esempio il diritto alla vita. Gli ebrei nei campi di concentramento, era stato negato il diritto alla vita semplicemente perché appartenevano ad una razza, ad una etnia, e come se potessimo attribuire arbitrariamente chi deve vivere e chi non deve vivere. Oppure il diritto ad avere delle proprie idee politiche. Pensiamo ai gulag sovietici, i campi nei quali venivano internati quelli che non erano d'accordo con il regime comunista sovietico, o quelli che in Cina venivano internati per lo stesso motivo. Cosa si negava a queste persone? Un diritto che è di ogni uomo, quello di avere delle proprie idee e di difenderle. Possono essere sbagliate per noi, ma sono le idee di quella persona con le quali si entra in dialogo, ma non si può eliminare la persona perché non si condividono quelle idee. Oppure, ecco, il diritto ad emigrare, a lasciare la propria terra per trovare nuove condizioni di lavoro o per realizzare la propria vita. Pensate se questo diritto fosse stato negato a tutta una popolazione meridionale della nostra Italia, delle nostre città, che negli anni 50, ad esempio, per trovare condizioni migliori di vita, ha lasciato le nostre terre ed è andata in Svizzera, in Germania, o è andato a lavorare nelle grandi fabbriche del nord. Ecco, non è stato negato a queste persone il diritto di lasciare la propria terra, anche il diritto di lasciare la propria patria quando sono andate fuori. Perché? Perché questi sono diritti nativi, diritti della persona. Dare, anzi, rendere a ciascuno il suo. Ci rendiamo conto, cari fratelli e sorelle, che tante volte il nostro modo di intendere la giustizia è arbitrario, cioè si basa semplicemente sull'idea: per me è giusto questo. Vedremo, approfondendo la giustizia ancora nei giorni prossimi, che non si può stabilire da soli ciò che è la giustizia. Ciascuno di noi, possiamo dire, con la sua esistenza grida: questo è un mio diritto, che è legato al semplice fatto di essere una persona umana. E dovremmo chiedere al Signore la sua sapienza per essere proprio come il re Salomone, che sa giudicare. Il re Salomone, che di fronte alle gravi difficoltà con cui si è trovato a misurarsi come re, come governante, ha dovuto prendere delle decisioni, a partire da questa decisione che l'autore sacro pone subito dopo il sogno di Gabaon. Al Signore aveva chiesto: dammi un cuore docile, un cuore capace di guidare il popolo, un cuore sapiente, ed ecco l'autore sacro ci fa vedere come
quel cuore gli viene donato ed è capace di sapienza. Chiediamo questa capacità di essere giusti, che tante volte non abbiamo nella nostra vita. Chiediamo la grazia al Signore di essere operatori di giustizia, operatori di pace in mezzo agli uomini. Chiediamo la grazia per i nostri governanti, per i legislatori, per coloro che sono nelle aule dei tribunali chiamati ad amministrare la giustizia, perché riconoscano sempre che c'è un diritto dell'uomo. E questo diritto non deve essere mai prevaricato, né con leggi discriminatorie, né con violenza, né con torture, perché ogni uomo ha in sé l'immagine di Dio. Che il Signore ci doni la grazia di essere uomini giusti, doni in questo momento al nostro popolo la capacità di cercare la giustizia, di rendere a ciascuno ciò che è suo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ci affidiamo a Maria Santissima di Ripalta. Vergine bella, Madre dolcissima di Ripalta, nostra potentissima avvocata e protettrice, il nostro cuore ti ama e si commuove a ricordo delle tue misericordie e del tuo amore per noi. La tua immagine è luce, conforto e sollievo e gioia alla nostra povera vita ripiena di insidie e di amarezze. Noi perciò in te confidiamo, stendi la tua mano di madre e sollevaci da tutte le tribolazioni che ci affannano in questo misero esilio. Facci sentire la tua parola di paradiso nelle dure sofferenze di questa terra. Guardaci in ogni tempo dall'alta ripa dell'Ofanto, ove siedi pietosa comune conforto di noi tuoi figli. Aiutaci in ogni nostro bisogno spirituale e temporale. Fa piovere su di noi le acque della divina grazia, perché vivendo qua giù la tua vita d'amore, possiamo un giorno vivere la tua vita di gloria nella bellezza dei cieli. Lo speriamo e così sia. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Maria Santissima di Ripalta, prega per noi. Maria, Madre di Misericordia, prega per noi. Maria, Salute degli Infermi, prega per noi. Ieri sera, miei cari, c'è stato un appuntamento che trovate sulla pagina Facebook della Diocesi a cura dell'Ufficio di Pastorale Sociale, una interessante riflessione a più voci sul bene comune. Vi invito a ritornarci sopra, perché ecco, è una delle modalità per comprendere ciò che è giusto. Vi invito oggi poi a collegarvi alle ore 19, perché dalle 19 alle 19:30 qui dall'Episcopio sarà trasmessa la preghiera del Vespro e pregheremo insieme e vi porterò tutti quanti nell'adorazione eucaristica. Il Signore sia con voi, sia benedetto il nome del Signore, il nostro aiuto è nel nome del Signore, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Buona giornata a tutti.